che così bene difende le ragioni di Rimini Nord, corretto? Perfetto. In consiglio comunale so che alzi la tua voce spesso e volentieri. Beh, se sei riuscito ad alzarla e a difenderla con un'amministrazione opposta, io mi auguro che tu sia il vessillifero di un'amministrazione che in sintonia con te, col nostro candidato sindaco Renzi, possa finalmente dare la giusta attenzione a chi ha tutti i titoli e tutti i meriti per non essere dimenticato ma essere protagonista del rilancio di questa zona, il Rimini, di Rimini Nord in particolare. Dicevo prima a Biserba, siamo stati anche a Biserba, perché come dice Renzi ho voluto con lui sincerarmi della realtà meno nota di Rimini, perché tutti conosciamo Rimini, chi non sa la parte storica, bella, bellissima, io per la verità sono più pro Riccione che pro Rimini, ma bene, ognuno, peccati di gioventù, ma andare a capire, soprattutto per uno come me che c'è già stato, sia a Torre Perrera che a Biserba, che a Miramare, cosa sta succedendo da anni? Qual è la ragione di un progressivo abbandono, di una trascuratezza che non ha più spiegazione? È più importante che andare a fare il solito giro nei soliti posti che conosciamo da sempre. E abbiamo voluto farlo insieme per incontrare sul posto le persone, per capire. Io credo, l'impressione che ne sto traendo oggi è che ci sia il clima giusto per girare pagina. Che ci sia il clima giusto per riuscire finalmente a Rimini a slacciare certi vincoli sotterranei, magari anche leciti, ma sotterranei, tra poteri e amministrazione comunale, tra interessi e sindaci e consiglieri comunali di maggioranza, far riuscire allo scoperto, tagliarli e ricominciare una storia nuova, una storia di crescita, una storia di fiducia, una storia di non trascuratezza. Io credo che il clima sia quello giusto, poi dipende dalla capacità che avrete voi di trasformare questo clima in questi ultimi giorni in consenso, perché il clima è la premessa per il voto. Poi bisogna che loro, ma voi che se siete qui siete un po' i testimonial di questa volontà di cambiamento, che voi in questi 7 giorni riusciate a trasformarlo in fatto concreto. Parlate con la gente, spiegate per esempio com'è importante che un sindaco sia dello stesso colore del governo. Non che noi non si ascolti se uno è di sinistra, però se ti viene a proporre cose che non sono nelle tue corde, se ti viene a dire che prima tocca agli immigrati e poi agli italiani, che in fin dei conti non c'è niente di male se c'è un po' di prostituzione in giro e che poi se ci sono tanti delinquenti bisogna capire perché da giovani avevano un papà che li picchiava, perché queste sono le cose che a volte la sinistra dice, uno magari li sta a ascoltare, ma è come se uno parla tedesco, l'altro italiano, ha bisogno dell'interprete. Se invece viene un sindaco che è del nostro colore, che ti dice io ho bisogno di far rinascere la mia gente, la mia terra, io voglio che ci sia più sicurezza, io voglio che ci sia un controllo anche della prostituzione, voglio che i venditori abusivi siano messi al bando e fatta rispettare la legge per uguale per tutti, beh, uno di centrodestra lo capisce al volo, non ha bisogno l'interprete, fatelo capire alla gente, che se non volete un'interruzione di circuito è importante che ci sia sintonia tra sindaco e potere centrale. Perché si può e si deve fare molto. Noi abbiamo parlato con i rappresentanti degli operatori balneari, dei bagnini, di chi ha la concessione, abbiamo fatto un provvedimento nei giorni scorsi che va completamente in direzione delle attese che c'erano venute, proprio perché abbiamo questa capacità di ascolto. Trasformiamola in consenso, trasformiamola in una nuova realtà, e voi capite che se Rimini cambia colore o si vanno a nascondere, per loro è un baluardo, è un vero e proprio fortino come quelli del Pakistan, sono lì asserragliati dentro, nessuno gli vuol fare del male, ma insomma se riusciamo a conquistarlo e a farne qualcosa che ci dia speranza saremo i più contenti, e la forza ce l'abbiamo perché abbiamo dimostrato come governo di resistere a tutte le scorciatoie che hanno provato, le hanno provate tutte
tranne la gara sui voti, quella non gli piace, perché quando si parla del merito lo sanno che abbiamo fatto 10 volte più di loro, ma tutte le altre scorciatoie le hanno provato, scorciatoia giudiziaria, prima ancora, conflitto di interesse, Berlusconi controlla le televisioni, infatti li sapete quelli che controlla Berlusconi, Santoro, Floris, Fazio, la Berlinguer, devo andare avanti, possono bastare. Poi Berlusconi, non sapendo che dire, gli piacciono le donne. Capisco che oggi è sempre meno praticata questa cosa, però insomma non mi pare. E allora le hanno messe tutte insieme, processi, non gliene va bene una. La gente capisce, 26 processi, 26 assoluzioni. E oggi che è il giorno che si ricordano le vittime del terrorismo, ci inchiniamo deferenti ai magistrati che hanno perso la vita contro il terrorismo. Perché ci sono moltissimi magistrati a cui bisogna dare un grazie forte per il lavoro che fanno, ma questo non ci impedisce di dire che altri magistrati hanno un accanimento incredibile, giudiziario nei confronti di Berlusconi, contro cui è lecito che lui reagisca con tutte le sue forze. Non hanno potuto fare niente, raccontavo prima a Biserba che l'ultima che hanno provato è stata nel processo, nel decreto sul processo breve alla Camera, non sapendo più dove sbattere la testa, ostruzionismo, insulti con la gente chiamata a fischiare a raccolta fuori, li chiamano ormai, ci sono gli zufolatori di professione. Io quando non sento che nessuno mi fischia dico volete vedere che sto perdendo peso, perché ormai mi piace, so che dove arrivo mi mandano tre o quattro a fischiare, allora dico beh vabbè, allora sono ancora importante se mi fischia, perché dopo Berlusconi sono quello che con orgoglio prende da loro più tutti e più fischi di tutti, e questo mi piace un sacco, mi riempie veramente il cuore di gioia. E allora quando le hanno provate tutte, hanno provato l'ultima, sono andati da Fini, dal quale speravano il colpo coppo che non gli è riuscito, perché dei 120 deputati più di 25 non è riuscito a portarsi via, e gli hanno detto su questo voto decisivo noi vogliamo il voto segreto, perché hanno pensato col voto segreto si davano di gomito, vedrai tutti quelli che Berlusconi ci ha comprato, quelli che minaccia, quelli che ricatta, quelli a cui ha promesso qualcosa e non gliel'ha data e sono invidiosi perché l'ha data agli altri. Vedrai col voto segreto come si ribellano e li fanno cadere, così andiamo a votare. No, così facciamo un governo tecnico che deve fare una legge, una sola hanno detto, la legge elettorale, che deve, come deve essere questa legge elettorale? Un articolo solo, chi prende meno voti vince, questa è la legge che vorrebbero loro, chi prende, perché tanto meno voti lo sanno che li prendono. E allora sono andati da Fini e gli hanno detto su questo voto importante voto segreto, così in segreto Berlusconi cade. Sapete com'è finita? Il voto segreto c'è stato, abbiamo preso 15 voti in più dei nostri, cioè i loro hanno votato con noi e loro sono dovuti scappare con la coda tra le gambe, un altro ennesimo fallimento della sinistra. Io so che qui a Rimini la partita non sarà una partita che rimarrà in silenzio, se il centrodestra vince farà botto a livello nazionale, e siccome conteranno le amministrazioni che abbiamo sottratto alla sinistra, sappiate che il vostro voto non è solo per Rimini, e già sarebbe moltissimo, ma è anche per dare un aiuto concreto al governo del fare, al governo del centrodestra, al governo dell'alleanza Popolo della Libertà Lega, al governo di Silvio Berlusconi. Io che faccio il ministro della difesa di questo governo ho il dovere di concludere con un altro tema, per un solo minuto, ma lo voglio fare, un tema che mi porta a ricordarvi che gli uomini, le donne con le stellette in divisa, grazie a Dio, in questi ultimi anni hanno smesso di essere considerati, come avveniva prima, mezzi golpisti, mezzi fanfaroni, ve li ricordate i filmetti, il soldato, tutti quelli scollacciati. Adesso gli italiani sanno che il militare è un momento di eccellenza degli italiani, è un momento di garanzia, di libertà, di democrazia, è un momento di garanzia per le libere istituzioni, ma sanno soprattutto che è pronto ad andare in aiuto in ogni occasione. Sul terreno della sicurezza, insieme a carabinieri e polizia,
lì dove è stato necessario, su mia proposta, nei quartieri più difficili delle città, pattugliamento a piedi per diminuire fino al 40% i reati. Ovunque c'è stata un'emergenza, una calamità, sono andati i militari. Sono in questo momento per l'ennesima volta a rimediare ai guai dell'amministrazione comunale di Napoli, persino pulendo quella che era una delle più belle città del Mezzogiorno. Sono pronti a ogni emergenza, ma soprattutto nei confini lontani della patria, lì dove ogni giorno si combatte davvero la battaglia per la pace e per la libertà, non facendo girotondi o sventolando bandierine di mille colori, ma contrastando il terrorismo sotto l'insegna del tricolore, per fare davvero qualcosa che dia più sicurezza alle nostre famiglie, alle nostre case, alle nostre città. Lì quegli uomini e quelle donne sanno che c'è la nostra gratitudine. A loro diciamo un grazie affettuoso, un applauso forte.